Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. E buon mercoledì a tutti, amici. Allora. Pagellone dell'anno. Dove sono pagelle rose? Sono belle pagelle, sono belle. Sono bei momenti. Che bello fare le pagelle dopo che hai vinto un campionato, soprattutto. Che bello fare le pagelle dopo che hai vissuto questi momenti indimenticabili. Io vi dico la verità, c'ho un po' di tristezza nel cuore perché già penso a questi prossimi 2 mesi e 10 giorni, questi 70 giorni, a questi 10 weekend senza le partite. Un po' di tristezza, sinceramente, si arrampica nel mio cuore. Non so nel vostro, ma nel mio sicuramente si arrampica. L'unico difetto di questo campionato, sapete qual è? Che è finito. L'unico difetto, sapete qual è? Che è finito. Questo è l'unico difetto di questo campionato splendido, di questo campionato fantastico, di questo campionato dove davvero è stato commovente, è stato bello, è stato tutto veramente. Cominciamo con le pagelle. Mike Magnan, voto 10, grazie. Il degno sostituto, guarda che è più forte di quell'altro. Cioè, nel momento dove siamo rimasti nel baratro l'anno scorso, capolavoro di Paolo Maldini, from Massara, with Massara, scusate, che vanno a prendere questo qua a 15 milioni, quando questo qua adesso ne vale almeno 3 cifre come portiere, perché il portiere secondo me è uno dei 3 portieri più forti che c'è al mondo. Se Alisson ne vale 100 qualcosa, questo qua almeno ne vale 100. Capolavoro assoluto. Bisogna soltanto che fargli i complimenti. Davvero, veramente una sensazione bellissima avere questo bagherista in porta, questo trequartista in porta, questo leader in porta. Complimenti veramente a tutta la dirigenza. Calabria, voto 8. Si è comportato bene anche Davide. Grandissimo campionato anche di Davide. Secondo me ha fatto benissimo. Sempre stato presente, errori zero. Dietro praticamente nel 2022 abbiamo preso 9 gol. Quindi sempre stato titolare. Quindi parte della nostra difesa, un quarto della nostra difesa anche lui. Voto 8. Tornales, voto 10. Tornales, voto 10 perché è stato quello che secondo me è migliorato più di tutti, soprattutto sulla sua fase difensiva. Ha capito con intelligenza, a parte che c'è davanti Raffaello, quindi non è che deve spingere anche di meno perché non ce n'è bisogno, perché ci pensa alla fase offensiva, ci pensa Raffaello più che adesso che Tornales. Prima invece, sai, quando giochi con il fratello di Raffaello, con le ciabatte, invece doveva fare tutto lui molte volte, invece no. Il nostro motoscafo veramente voto 10, non ha sbagliato niente, ha fatto un campionato. Il cost to cost che è partito da casa mia è stato commovente, è stato veramente bello. Bello, bello, bello. Coppia centrale, voto 10. Kalulu, sto parlando di Kalulu e di quello scarso che c'è lì di fianco, di Tomori. Kalulu, complimenti veramente, ci hai tolto le castagne dal fuoco. Quando si è fatto male Kier, voto, vediamo comunque 8 anche a Kier, perché le prime 9 partite eravamo primi in classifica con, penso, 8 vittorie, 2 pareggi, 9 vittorie, 2 pareggi eravamo. Quindi quando c'è stato lui comunque se ne abbiamo mai perso. Ci do 8 perché ha fatto poca stagione, però le partite che ha fatto le ha fatte veramente benissimo. Chissà come sarebbe finita, magari fosse finita, se magari non si faceva male Kier, cosa che non vediamo l'ora che torni e tra un po' tornerà con noi. Però Piero veramente non ha sbagliato nulla. Cioè, Piero veramente è stato esemplare. Appena gli ha dato un po' di continuità, gli ha dato un po' di fiducia. Poi Pioli è stato bravo perché. Arrivo. Sì? Caffè doppio? Pistacchio e. Grazie.
stanno lì, stanno dicendo, Kier, chissà come sarebbe finita, fosse finito il campionato se non si fosse fatto male. Con questo naturalmente tutti addolorati per quando un grosso uomo, un futuro capitano magari, che ha dato tutto per noi, sta dando tutto per noi, che vuol finire la carriera con noi. È arrivato questo ragazzo che gli ha dato l'unità, bravissimo Stefano Pioli, a metterlo dentro gradualmente. Davvero bravo, bravo, bravo Stefano Pioli, complimenti. Tonali voto 10, Bennacer voto 8, Kessié voto. Ti do 8 per l'ultimo gol che hai fatto, non saresti da 8 perché secondo me molte volte hai giocato. Le ultime partite le hai fatte bene, però ne hai fatte alcune che non sei stato sul tuo livello, Franco, però comunque sia, hai onorato l'impegno fino all'ultima giornata, segnando pur essendo anche decisivo. Bennacer 9, perché inizialmente era un po' discontinuo, ma comunque si è fatto per noi un grandissimo campionato. Tonali 10, perché Tonali non c'è da dire niente. Cioè, su Tonali non c'è. Cioè, penso che soltanto un pazzo possa non dargli 10. Tonali è stato l'elemento in più. Quando Pioli ha visto l'intervista che ha detto che li ha visti all'inizio dell'anno, a lui e Leao, ha detto: mamma mia, porca miseria. Cioè, veramente li ha visti, ha visto un'involuzione allucinante. Brendias voto 6 di incoraggiamento. Brendias è stata la delusione quest'anno, come anche Salamaker 6, gli do di incoraggiamento, ma Messias gli diamo 6 e mezzo invece. Castillo invece gli do un bel 7, perché quando c'è stato comunque a Verona mi ha fatto vincere, per dire, poi si è fatto male a Bologna, poi comunque si sa che andrà via comunque Spaghettino, comunque sia il cuore rossonero. Brendias è stato quello che ha deluso un po' di tutti quest'anno. Vediamo se è di coraggiamento comunque a Brain, che è un compagnista vero. Come stessa cosa Dale, che ha avuto un'involuzione negativa da quando ha firmato il contratto e l'ha portato male, ma non perché non ci tenga la squadra, perché l'ultima partita ha fatto bene comunque. L'ultima partita c'è da dire che ha fatto bene, però da lui comunque sia quest'anno adesso mi aspettavo di più. Raffaello voto 10, senza se e senza ma. Raffaello voto 10, è stato il migliore, è stato quello che ci ha fatto la differenza, non ce n'è di cazzi. A Giroud gli diamo un bel 9, ad Oliviero lo Sparviero, gli diamo un bel 9, perché al bello e simpatico, ma no, gli do anche 10 per i due gol alla fine, 10 anche Oliviero, è stato sempre decisivo, ha fatto dei cazzo dico pure io, ha fatto dei gol decisivi, Napoli, Derby, 10 Oliviero, è stato quello decisivo, lui e Leao sono stati comunque quelli decisivi, insieme al portiere secondo me. Perché a parte che poi ci rimettendo tutti i Tonali, Hernandez, cioè inutile, non è stato qualcuno più decisivo, però i gol pesanti li ha fatti Oliviero, i gol pesanti Napoli e Derby e l'ultima partita anche li ha fatti lui, non si è mai tirato indietro quando c'era da segnare, quindi veramente grazie Olli, veramente il bello e simpatico è stato da portare anche fortuna al soprannome che ti ho dato, bello e simpatico, che c'è ancora? E poi c'è lui, c'è quello con la faccia da cattivo, c'è lui. Ibra voto 10, come fanno dalle 10? Quando c'è stato decisivo a Sassuolo, quando ha giocato quelle poche volte è sempre stato decisivo, aveva iniziato bene anche, cazzo, quelle due romane le aveva segnato tutte e due. È un peccato veramente che abbia giocato così poco. Io mi auguro con tutto il cuore che rinnovi, perché voglio che rinnovi. Voglio che rinnovi, io lo voglio tenere come a vita questo signore qua, gli fare anche il dirigente e il giocatore. Ibra è quello che ci ha fatto, ha cambiato la mentalità, è quello che ci ha cambiato tutto veramente, quello che boh, veramente commovente, davvero commovente. Bakayoko senza voto, non ha mai giocato, non è pervenuto. Krunic voto 8, Krunic voto 8 anche lui. Non ha la qualità che c'ha qualcun altro, ragazzi, ma sempre, sempre brillante, sempre sul pezzo, sempre tutto Krunic. Valo Touré senza voto. Comunque, Rade, complimenti a Stefano Pioli, che è un suo pupillo, ma complimenti. Tifosi 10, te 10, la squadra 11. Squadra con mille cose contro, con mille errori arbitrali contro, con mille giornalisti contro, con tante persone contro, e poi alla fine comunque sia, nei momenti di difficoltà, con tanti infortuni, con tante cose, ogni venerdì c'avevo paura di quando in conferenza stampa mi diceva che ne mancava qualcuno, una squadra che le ultime 5 partite le ha vinte tutte senza addirittura prendere gol praticamente, mi pare, forse ne abbiamo preso uno, non mi ricordo,
L'ultimo c'era il calendario difficile, dicevano. Beh, a me il calendario mi sembra che l'abbiamo reso abbastanza facile anche. 2-0 con l'Atalanta, 3-0 con Sassuolo. No, un gol con la Lazio abbiamo preso. Un gol con la Lazio. Io sono commosso veramente ancora. Continuo a rivedermi l'ultima partita, continuo a rivedermi i festeggiamenti qua al bar, continuo a rivedermi i festeggiamenti in Piazza Duomo, continuo a rivedermi tutto. E vi dico ragazzi una cosa. Grazie, 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 grazie di cuore, grazie a tutti davvero perché siete il meglio che ci poteva capitare, davvero. Orgoglioso di voi e il futuro sarà sempre più roseo. Oggi alle 14 la facciamo la live, perché ieri sono andato via. Ci vediamo dopo, quindi ragazzi, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, ci sentiamo dopo, ciao a tutti.